Ciao dormiglioni, come state? Ho ragionato proprio mentre lo stavo dicendo che se qualcuno dovesse guardare tutti i video dell'avvento uno dietro l'altro, peraltro li trovate qui, sarebbe un costante ehi, come state? Ehi, come state? Ehi, come state? Ok, allora, ci ho detto, siamo qui per aprire la casellina odierna del calendario dell'avvento Fango di Harry Potter. Siamo ormai arrivati alla casellina 16 e Harry Potter, salvo un forse Potter, latita. Sapete, ieri mi ero ripromesso di aprire la casellina non al buio. Me lo sarei ripromesso anche oggi. Ma il tempo stesso mi diverte un sacco provare a indovinare il fango che c'è dentro una volta che, insomma, con il tatto, no? Mi sembra simpatico. Poi magari a voi vi annoia, ma io lo trovo divertente. Per me è divertente. Mi diverto a farlo. Quindi penso che anche oggi finirà così. E direi di andare ad aprire la Camera dei Segreti numero 16. Siamo pronti? Siamo pronti. Allora io apro. Giuro che entro la fine dell'avvento mi procurerò un qualcosa per riuscire ad aprire meglio queste caselline. Porca miseria. Ok, casellina aperta. Tiriamo fuori. Raga, sembra molto piccolo. Raga, credo sia edvige. Allora, considerando che sta in un pugno chiuso, raga, è sicuramente edvige. Cioè, mano sul fuoco proprio, non so se si vede. Qui c'è il mio microfono, quindi ok, qui più o meno dovreste vedere. Secondo me è Edvige. Ve lo dico così. Non mi ci soffermerò, si dice. Penso di sì, troppo, perché credo sia proprio lei. Allora, apriamo. Raga, devo anche cambiare forbici, credo che si siano tipo, come si dice, quando non tagliano più. Beh, avete capito. Tiriamo fuori, tiriamo fuori. Cioè, per il... Raga, è di nuovo come l'effetto tipo quello di Fanny, avete presente? Vellutatino, quindi si è sicuramente edvige. Aspettate, dove sei il microfono qui? Si sente un pochino meno. Ma è vellutatino. Raga, è sicuramente edvige. Questa è la coda. Proviamo a vedere. Oh mio Dio, raga, è bruttissima! Cioè, sì, è Edvige, ma è tremendamente brutta! Cioè, scusatemi, eh. Cioè, mi sembra un teschio con la coda, guys! Cioè, tremendo! Dai! Ora capisco che non possano soffermarsi a fare delle cose particolarmente dettagliate, viste le dimensioni e tutto. Notate che però ha le piume dietro, voto 10, ok, però è tremenda, cioè concordate con me che effettivamente è parecchio brutta, sì, ok, perché effettivamente è brutta, cioè dai raga, per favore, è tremenda, però qui riesco a vedere sulla sua capoccia la scritta, e c'è scritto... In realtà si vede la scritta, ma non riesco a leggerla. Voglio provare a questo punto a zoomarla col telefono. Vediamo un po' se ci riusciamo. Aspettate, cioè, gente normale, dove trovarla? Allora, vede. Si vede. E c'è scritto W. Warner Brothers e non lo so, DRM210610, Fango LLC 2021, www.fango.com, made in Vietnam. Ok, ecco, però qui riesco a farvi vedere il dettaglio delle piume, guys, credo, più o meno, quantomeno qui è a fuoco. Carino, carino, non ho pensato.
le volte scorse di fare una foto e poi zoomarla e farvi vedere lo zoom, visto che non riesco a mettere a fuoco più di tanto. Comunque no, guys, cioè per me è decisamente bocciato. Decisamente bocciata, cioè è tremenda. È tremenda. Come quando ero con Fanny, direi che è meglio volare via. E ci vediamo domani, sempre alle 20, con una nuova apertura di fango. Lo farò con gli occhi aperti o con gli occhi chiusi? Non lo so, ma in qualsiasi caso spero che ci sia Potter. Anche perché ormai manca poco, raga, cioè siamo al 16. Fatevi i vostri calcoli. Vedremo, vedremo. Ci vediamo domani. Buon proseguimento. Ciao.